Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di romanzi del passato. Oggi vi leggo una bellissima recensione di Tondelli, che ha scritto del secondo romanzo di Bertissonellis, Le regole dell'attrazione. Ed è presa da questo libro qui, che è Un weekend postmoderno, pubblicato da Bonpiani, raccolta del giornalismo straordinario di Tondelli. Piccolissima notri, nota introduttiva, eh, vedremo che ad un certo punto Tondelli nomina un racconto di Alberto Arbasino che si chiama Giorgio contro Luciano. E dopo alla fine della lettura andremo ad indagare questo parallelismo che vede Tondelli tra Ellis e Arbasino. Allora, siamo a pagina 532 e Tondelli scrive. Il racconto che Bertistonellis fa. Nelle regole della trazione del trimestre autunnale del 1985 all'Università di Camden nel New Hampshire, parrebbe dar ragione a quelle inchieste allarmate della stampa americana sulla vita degli studenti nei college più prestigiosi e più costosi: riti di iniziazione sulle matricole, violenze, stupri, droga, sesso selvaggio indifferenziato, orge, suicidi, aborti abusi alcolici, toga parti e nessuno, mai, una sola volta, che se ne stia tranquillo nella sua stanza, seriamente intenzionato a studiare. D'altra parte, le materie di insegnamento, ben stigmatizzate dal sarcasmo snobbish e up to date di Ellis, paiono veramente sciocchezzai. Fra un corso di scultura creativa e uno di danza pre al punto che anche noi converremmo con la seguente frase. D'altra parte, cos'altro ci fa uno in un college oltre che bere birra o tagliarsi le vene? Il soggetto e l'ambientazione del nuovo lavoro di Ellis avrebbero potuto dar luogo a un romanzo di formazione, con riferimento a Di qua dal paradiso di Fitzgerald, a Pace separata di John Knowlis o all'epopea studentesca di un -Kirouac. Invece del Bildungsroman, Ellis produce un referente letterario dei tanti film o telefilm sui college e quindi: Porkis 1, 2, 3, La rivincita dei Nerds, Le ragazze pompon, Fil il dritto. Ma anche, rinverdendo quel suo hardcore che aveva, avevamo apprezzato in meno di zero, riproduce i dialoghi di video pornografici della Laguna Pacific così di moda, data la congiuntura attuale in certe camere da letto specializzate nel safe sex. I protagonisti sono tre, Paul, Lauren, Sean. Bellissimi, ricchi, disponibili, senza problemi di allergie per l'ecstasy, la mesca, la metedrina l'ero, la coca, le canne, le birre, i pullover Benetton, ma... le camicie button down di Brooke Brothers, i pantaloni Giorgio Armani, la musica di Tolkien Head, le carte di credito Visa o American Express. Ognuno innamorato di qualcun altro, ognuno che scopa con l'altro, ognuno che pena per l'altro. Morale. Siamo tutti andati a, andati a letto con gente con cui non saremmo dovuti andare a letto. Ellis regge bene le sue 300 pagine con un'orchestrazione un dei punti di vista e delle soggettività narrate paragonabili a quella di un romanzo epistolare a più voci. I monologhi dei protagonisti del libertinaggio risentono di un decoupage forse troppo selvaggio, ma, a parte la ridondanza e la vacuità di certi dialoghi, nulla da eccepire. La preferenza, oltre alla sarcastica descrizione della riunione di poesia, va alla parte centrale del flirt tra Paul e Sean, che ricorda assai Giorgio contro Luciano dell'Arbasino Giovane. Nel parco, sotto la neve, mentre gli Smiths suonano Real Around the Fountain, i due si rotolano per l'ultima volta. Il traduttore di queste, Liaison d'Angeruse, Francesco Durante, ha buon gioco quando inserisce, con mano leggera, certi termini della fauna preppi e paninara italiota, senza prevaricare nel gergo. Fernanda Pivano commenta il tutto con la consueta affabilità, puntualità e documentazione. Recensione scritta nel 1989. Ecco, come vedete è più una curiosità che altro. Abbiamo visto come Alice Tondelli non si preoccupa assolutamente di andare più di, più di un tot nei dettagli della trama, più che altro ci dà come dei flash sparsi no? della sua impressione. Ecco, e, e ora arriviamo a una cosa che mi è sembrata mi è interessato, ed è la letteratura come, come fatto visivo, come pura impaginazione della pagina, no? Per dirla eh, spicciamente, ovviamente se in una pagina noi abbiamo mh, 40 righe di testo oppure 20, non è la stessa cosa. No? Per noi lettoruzzi. Ecco, quindi eh, Tondelli vede un parallelismo tra Giorgio contro Luciano di Arbasino con le regole della trazione di Ellis. Ecco. Particolarità secondo me, eh, parallelismo, parallelismo, anche visivo, in quanto, ehm, in quanto Giorgio contro Luciano è, è, di, di Arvasino è strutturato in questo modo, no? abbiamo il nome e poi quello che racconta, vedete, nome e poi testo, nome e poi testo, è strutturato in questa maniera. Curiosità, anche le regole dell'attrazione è strutturato in questa maniera, perché anche qui abbiamo i personaggi principali, che appaiono con il loro nome e poi di, di seguito c'è quello che raccontano, per esempio qui eh, Sean, vedete comincia con il nome Sean e poi ciò che lui racconta e va avanti, ogni personaggio racconta la sua versione dei fatti e quindi mi sono detto anche se appunto c'è un parallelismo tematico tra Giorgio Contro Luciano che parla appunto del rapporto tra due ragazzi che si attraggono e si, e si respingono e quindi parallelamente in un certo senso no, anche nelle regole dell'attrazione c'è eh, Sean contro Paul no, che appunto eh, hanno questo rapporto ambivalente e, eh, e appunto mi salta agli occhi che oltre a questa, a questa affinità tematica eh, appunto c'è anche questo fatto visivo di come come l'autore scrive no, la questione, quindi in questa maniera così particolare, avendo il nome scritto in maiuscolo, tra l'altro, in entrambi i libri, il nome, nome in maiuscolo, e poi ciò che il personaggio racconta. Ebbene, e questo era il recuperino per oggi, fornitoci da questo libro superlativo, di superlativa bellezza, Un Weekend Postmoderno, di Pier Vittorio Tondelli. Bene. Anche se il sole è ancora mm, dolcissimo. Io nel frattempo vi auguro una bella. Buonanotte, Ciccetti. A presto.